Oggi giornata di test ride per il nuovo CarPlay. Ho fatto già diverse prove. Per fare il test ride, come al solito, io vi porto in posti brutti, come per esempio le bellissime vigne di Valtellina. Questo bel panorama, bellissimo direi, in mezzo alle vigne, questo è Sondrio. E lì in fondo Castelgrumello. Ma proseguiamo. CarPlay acceso, connesso, accendiamo e partiamo. Come vedete il display non si spegne più. E proseguiamo lungo le vigne. Oggi perfettamente assolate. E allora, parliamo del nostro CarPlay. Attualmente io sono con l'applicazione di YouTube Music e faccio partire la musica, che io adesso sento perfettamente. La mia cantante preferita, Annalisa, non so se in video si sente, ma sicuramente io la notte mi sogno quelle bellissime giarrettiere di Annalisa a Sanremo. Adesso andiamo avanti. E per quanto riguarda la navigazione, si sentiranno le indicazioni vocali. Proviamo ad andare a Castione. E sento anche le indicazioni vocali. Tra 250 metri la signorina mi dice di girare a sinistra, mentre anche ascolto la musica. Adesso sto ricevendo una chiamata. Sento benissimo l'audio e provo a rispondere col telecomando. E col telecomando non ho risposto. Quindi col telecomando non si risponde. Adesso vediamo come si comporta Siri. E allora, so già che da fermo Siri funziona bene, ma adesso proviamo in movimento. Ehi Siri! Ehi Siri! Ehi Siri! Ehi Siri, manco bucaz! Niente, in movimento non ne vuol sapere. Mi rimane da fare un'ultima prova. Intanto guardate che bello questo borghetto, questa via molto caratteristica. Mi rimane da provare l'attivazione di Siri con il pulsante dell'interfono, perché l'interfono ha una funzione apposita. Attivo il pulsantino. Chiama Massimo. Ecco, col pulsantino la chiamata parte. Eccomi, ciao Massimo, mi senti? Allora, niente, ho risolto con il pulsantino. Io schiaccio il pulsantino dell'interfono, si attiva Siri e faccio e le dico quello che deve fare. Sento la musica, sento le indicazioni del navigatore, il telefono funziona bene. Quindi con il pulsantino dell'interfono attivo Siri e posso far partire la telefonata con chi voglio. Alla fine è un buon compromesso. Dai, sono contento. Adesso vorrei farvi una panoramica di tutte le funzioni, ma devo cercare un posto all'ombra così il display si vede bene. Beh, volete che io non ne approfitti per farvi vedere un bellissimo angolo di Valtellina? Abbasso il parabrezza sporco.
Beh, non abito proprio in un brutto posto, eh? Che dite? E intanto ascolta la mia Annalisa. Appena trovo un posto all'ombra, mi fermo. Stacco la musica. Ecco qui, adesso possiamo parlare con tranquillità. Per chi il CarPlay già lo conosce, voglio dire, non c'è nulla di particolare rispetto ad un nuovo, ad un classico CarPlay. Quindi questa è la schermata di riepilogo in cui si vede la mappa, io qui ho impostato una destinazione casa e poi il riepilogo di ciò che si ascolta. Poi ci sono le schermate delle applicazioni, ci sono le classiche applicazioni del CarPlay. Allora, io del funzionamento del software, proprio il CarPlay inteso come software, ne ho già parlato nei video del vecchio CarPlay, del vecchio dispositivo, quello cinese economico. Il funzionamento di questo è praticamente identico come software, quindi non sto qui a dilungarmi. La cosa particolare, veramente ottima di questo dispositivo è l'interazione con le dashcam, che io posso attivare tramite questa icona. Qui vedete le due immagini, quella della dashcam anteriore e quella della dashcam posteriore. La dashcam posteriore devo, mi sa, ruotarla un pochino. Qui le immagini voi le vedete piccole e deformate perché sono due formati 16 noni che devono entrare in un singolo display. In realtà la registrazione avviene normalmente e vi faccio vedere. Se noi selezioniamo questa opzione, come vedete, qui l'immagine si vede bene proporzionata. Questa è la dashcam anteriore e questa è quella posteriore. Sì, la devo ruotare un pochino perché è un po' storta. Le dashcam registrano in loop, in continuo, e la cosa bella è che si può vedere l'immagine delle dashcam anche in movimento. Dashcam posteriore potrebbe essere utilizzato come un terzo specchio per guardare cosa accade dietro, quindi specchietti laterali e una visione centrale. Questo lo si può fare anche in movimento. Queste funzioni si possono attivare tramite il telecomando. Il telecomando è una piccola delusione perché non consente grandi manovre, grandi funzionalità. Ci sono due pulsanti, un pulsantino per scattare foto, mentre si va in moto uno può decidere di scattare la foto, ecco, è comparso anche il messaggino, e poi un pulsantino che consente di spostarsi tra pochi menu. Quindi qua siamo nel menu delle dashcam. Questo è il menu del software proprietario del dispositivo e questo è il CarPlay. Ma a parte questi movimenti non si riesce a fare granché. E niente, è un po' una delusione. L'unica cosa utile e che magari mentre si va in moto uno decide di dare un'occhiata a cosa accade posteriormente con la telecamera, allora schiaccia il pulsantino. Vi faccio vedere. Quindi accendiamo la moto. Ecco, qui siamo menu CarPlay. A questo punto io col pulsantino switcho, passo sul menu delle dashcam, ma non posso fare nient'altro. Quindi se io per esempio voglio selezionare una sola delle due, devo staccare per forza la mano, andare qui, questa è quella anteriore e questa è quella posteriore. Dashcam posteriore che vedete io utilizzo anche per vedere in maniera precisa cosa accade dietro il mio sederone. Rimane da farvi vedere è la nuova posizione della dashcam anteriore,
perché non vi ho ancora detto che ho cambiato posizione, l'ho messa sotto il becco su consiglio anche di un utente, e ovviamente vi farò vedere anche la qualità delle immagini registrate dalle due dashcam. Scaricherò i file e ve li mostrerò qui sul finale. Intanto vi invito a mettere un bel mi piace se pensate che io lo meriti, e di iscrivervi anche al canale.